Eccomi qui per un nuovo video. Oggi vi parlo di cosa fare se il vostro cane ha paura dei botti o dei fuochi d'artificio, se vi trovate magari in vacanza, siete in hotel, vi guardate dalla finestra. Costruite con lui una relazione che mette i proprietari in una posizione di riferimento. Insomma, se io sono tranquillo, il cagnolino deve pensare, se il mio padrone è tranquillo, sono tranquillo anch'io, perché se lui non ha paura. Quindi dovete creare una situazione di tranquillità. Rinunciate, se volete, al veglione di Capodanno oppure a vedere i fuochi d'artificio. Se no, se siete in hotel, chiudete la stanza e li mettete sul balcone. Andate in una zona tranquilla della casa, se vi trovate in casa durante il veglione. Evitate di fargli vedere i fuochi, di farglieli sentire, chiudetevi magari in un bagno, non lo so, se avete una casa grande ve ne andate lontani. Se le reazioni sono troppo violente, tenete presente che l'animale può anche avere un collasso. In questo rivolgetevi al vostro veterinario di fiducia. Quando portate a spasso il vostro cane, non slegatelo mai dal guinzaglio, perché non si sa mai, può esserci qualche pazzo che lancia bombette. Tenete chiusi temporaneamente in un luogo comodo i vostri animali, tipo un bagno, come vi ho detto prima, soprattutto nelle serate del 31 dicembre. Assicuratevi che il microchip sia registrato all'anagrafe canina del vostro comune o che abbia un tatuaggio ben leggibile. Assicuratevi che il cane e il gatto portino la medaglietta identificativa con il numero di telefono e il vostro indirizzo. Quindi, in caso dovesse scapparvi, vi possono rintracciare. Tenete alto il volume della TV o della radio, se siete in casa, specialmente se l'animale resta in casa da solo o se ci siete anche voi, per soffocare gli altri rumori. Non lasciatelo da solo in casa. Rivolgetevi a un medico veterinario. Rivolgetevi a un medico veterinario che vi dà un aiuto in anticipo, tipo ci sono delle pilloline per rilassarvi o cose varie, e vi dice anche lui cosa fare in merito. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale per supportarmi e commentate qui sotto che altri tipi di consigli volete che vi do. Ciao, ci vediamo al prossimo video!